Questa teoria
dei difetti successivi, operatori a comparatori della seduta principalmente gli esperimenti di Young, all'inizio del progetto, che poi in qualche modo modificate nella teoria dell'elettromagnetismo di Maxwell. Per certo non è altro che un'onda elettromagnetica, la cui frequenza stabilisce il colore della frequenza, quindi la frequenza non è altro che la sovrapposizione di molte distruzioni elettromagnetiche a una frequenza stessa. Un'onda elettromagnetica non è altro che un campo di elettromagnetico oscillante che si trova da nello spazio a una velocità ben definita, appunto la velocità della luce, come sappiamo nel cuore del centro. Il campo elettromagnetico è generato da molti carichi elettrici. E quindi, diciamo, quando noi osserviamo luce dal volo, praticamente una lampadina a grafo, tutti quanti questi casi sono dovuti al fatto che questi corpi sono elettroni che sono scaldati ad altissima temperatura e quindi producono questi campi elettromagnetici con onde di distanza. E queste onde vengono rivelate da questi rivelatori che si sono per esempio sui luci. Ora, nel 1905, Einstein indica in qualche modo questo di vista di Newton, perché riproduce il concetto particellare di luce. Si riproduce per descrivere, seppure dalla descrizione, di un fenomeno cosiddetto effetto fotoelettrico, per cui si osservava la emissione da specie metalliche di elettroni a causa di un raggio di luce incidente, che però non dipendeva assolutamente dalla intensità del raggio di luce, ma dipendeva esclusivamente dalla frequenza del raggio di luce. Allora Einstein, per spiegare questo fenomeno, riproduce il concetto di particella da descrivere il concetto di luce, dicendo che la luce è fatta da particelle, ciascuna delle quali comporta un quanto di energia proporzionale alla conseguenza tramite la costante di Planck, quindi l'energia è uguale alla costante di Planck moltiplicata dalla frequenza. E questo che cosa si spiega il fatto che quando un fotone ha energia, ovvero sia una frequenza sufficientemente elevata da poter strappare un elettrone orbitale atomico, si riesce ad osservare questa diminuzione di luce. Se invece la frequenza, ovvero sia l'energia del singolo fotone, è troppo alta, questo fenomeno non avverrà mai, indipendentemente dall'intensità del raggio di luce. È interessante notare come proprio per questo lavoro Einstein ottiene il premio Nobel nel 1900. E che chiaramente questo è stato il primo lavoro assieme a quelli di Planck sulla reazione di Fourier, sono stati diciamo la base poi dello studio della meccanica quantistica sulla reazione di Fourier. Quindi alla fine la visione particellare della luce prodotta da Einstein è diventata la moderna visione della luce della luce particellare. Il fotone, cioè in quanto di energia elettromagnetica, rientra nella categoria, diciamo nella tabella periodica delle particelle elementari del cosiddetto modello standard, in una particolare colonna che è quella dei mediatori di interazione con portatori di forza o usando un termine tecnico fotoni di energia, che sono questi che vedete elementari qui, il fotone stesso, il filosofo, il fotone stesso. Poi ci sono le particelle che sono i quanti di materia, le particelle di materia che sono i quark, che formano alcuni neutroni, alcune particelle, e gli elettroni che sono elettroni, poi i metalli, le molecole, e così. Quindi, come vedete, il fotone a questo punto è il quanto di luce, è una particella fondamentale che non so abbastanza. Forse fondamentali come quella elettromagnetica, e quindi ognuno di questi portatori è diciamo,